Ok ragazzi, again, come è successo l'altra volta, nell'altro video, il computer che io amo tanto mi ha cancellato una buona parte di video, cioè proprio, bada caso, proprio dove metto l'ombretto. Quindi adesso lo rifaccio con quest'altro occhio, ok? Vai. Allora farò un pochino più in fretta, eh. Allora. Prendete un pennello, io prendo ad esempio prendo questo angolato che tanto mi serve per darlo proprio nell'angolo dell'occhio e prendete un giallo, io prendo questo chiaro, ok? Lo prendete, lo mettete un po' sul pennello, ok? E lo date sulla palpebra, che qui, ok? E lo date sulla palpebra. Io consiglio di darlo fino a metà palpebra. Però anche se andate oltre va bene. Allora, il giallo in questo trucco sta tra il verde, vedete, tra il verde e l'arancione. Sta proprio qui, quindi a metà occhio mettetene di più per piacere. Cioè, per piacere. Mettetene di più perché sarà proprio il punto che si vedrà, ok? Bene. Poi prendete un verde, io prendo questo, bello sgargiante, questo, e lo mettete proprio all'inizio dell'occhio. Ok, l'ho scaricato un po' perché sennò qua diventa troppo pesante, soprattutto rispetto all'altro occhio. Sfumate insieme al giallo e voilà. Ok, adesso prendete un altro pennello arancione, arancione sgargiantissimo, cioè questo. Ok, prendete e lo mettete sul vostro pennello e lo mettete qui nel vostro angolino. Ok, ora, altra parte della palette, questo porpora. Ok, mi date un po' sul pennello e lo date accanto all'arancione e che vada a congiungersi con la fine dell'occhio, in questo punto qui. Sfumate bene, che non vengano chiazze di colore troppo solito perché sennò fa schifo. Sono una molto palese palese. Ok, vedete? Molto carino, no? Come. Poi viola, viola questo. Oh, scusatemi. Viola. Prendete il pennellino da eyeliner, ok? E ne prendete un po'. Il vostro viola, iniziate da metà occhio e andate verso la fine, sotto, non dentro. Ok, vedete? Sì, perfetto. Si vede anche troppo, cioè rispetto alla realtà è molto meno, cioè è molto di più nel video. E arrivata qui, vedete qua come ho fatto la linea? Anche qua, dritta. Bene, ho finito l'ombretto. Un po' e rifate la linea. Ok, non esagerate con la lunghezza. Questo è un po' troppo, forse.
Vedete? Ci siamo, no? Ok, poi prendete un turchese. Un turchese bello acceso, questo. Questo qui lo prendete e lo mettete nell'altra parte, l'altra metà di occhio, ok? Adesso io riprendo un attimino un po' di verde perché quest'occhio qui ce n'ha troppo poco. Dopo devo ridare l'eyeliner. Ok, adesso matita nera all'interno dell'occhio. Ok, non ne basta pochissima. Poi eyeliner, io uso questo della L'Oreal, è silver black, non è nero puro. Perché io il nero puro l'ho finito, quindi forse ci starebbe meglio il nero puro. E fate la vostra linea. Non la fate troppo fine, mi raccomando, eh. Scusatemi un secondo se esco dall'inquadratura. Ma per fare la fine della linea mi tocca avvicinarmi. Sistemo quest'altra. Poi, finito con l'eyeliner, mascara. Volume Collagene della L'Oreal, io lo consiglio tantissimo perché mi piace da morire. Non state a sentire quello che c'è scritto su Ciao, dov'è? È perfetto, guardate com'è grosso il pennello. Cioè, è veramente enorme. Mascara zigzag su, come ha insegnato Clio a tutte noi. Spero vediate l'effetto che fa, cioè spettacolare. E questo dovrebbe essere il look finale. Io spero vi piaccia, cioè lo spero tanto. Un bacione a tutte, ciao e grazie.